Studia il fascio di circonferenze x quadro più y quadro meno 2x più 4y più k che moltiplica aperta la tonda x più y meno 20 chiusa la tonda uguale 0. Quale circonferenza del fascio ha il centro nell'origine degli assi? Ci chiedono poi scrivi l'equazione del fascio di circonferenze simmetrico al fascio dato rispetto all'asse x e trova per quale valore di k si hanno nei due fasci le circonferenze con il centro rispettivamente sull'asse y e sull'asse x. Problema interessante, un po' diverso da quello che abbiamo visto fino a questo momento. Qui il fascio te lo danno non pronto, ce lo scriviamo magari meglio. Notiamo subito che la prima delle due circonferenze generatrici ha centro 1-2 e raggio pari alla radice di 5, e passa per l'origine. La seconda circonferenza è degenere, raggio infinito ed è l'asse radicale x più y meno 20 uguale 0. Questo lo possiamo già notare da come ce lo scrivono in fascio. Troviamo gli eventuali punti base, il centro e il raggio del fascio. Se lo scriviamo però meglio il fascio, cioè scriviamo che x quadro più y quadro, abbiamo più kx meno 2x, quindi 1 più x che moltiplica k meno 2, quindi più k meno 2 che moltiplica x, poi verrebbe 4y più ky, quindi più k più 4 che moltiplica y, e poi il termine noto è solamente un meno 20k. Occhio alle domande, lo stiamo ancora studiando. Ripeto, eventuali punti base, intersechiamo l'equazione dell'asse radicale, che è y uguale 20 meno x, con la circonferenza, la prima delle due generatrici, per x quadro più y quadro meno 2x più 4y uguale a 0. Sostituiamo la y nella seconda, ottenendo che se y è 20 meno x, in questo modo stabiliremo come sono le circonferenze esterne, tangenti, secanti e troveremo gli eventuali punti base. Quindi abbiamo che x quadro più y quadro, dobbiamo svolgere quel quadro di 20 meno x, quindi più un altro x quadro, meno 40x, addirittura più 400, il quadro di 20, meno 2x ancora, più 4y, vogliamo moltiplicare 4 meno x, quindi 4x, 4 per 20 è un 80. Uguale 0. Vediamo cosa viene fuori. Viene fuori un'equazione di secondo grado in x, ovviamente, del tipo 2x quadro. Abbiamo un meno 40x meno 2, meno 2x meno 4x meno 6x, quindi meno 46x addirittura. Il termine noto è un 480, 400 più 80. Si divido per 2, in pratica ottengo un x quadro meno 23x, la metà di 46, più 240 uguale 0, ma noto subito che questa equazione ha un delta negativo, perché se faccio il quadrato di 23, che è un 529, e faccio, quindi viene il delta è radice di b quadro, quindi 529, questo è il delta, meno 4ac, devo fare 240 per 4, che viene un 960, ma si vedeva abbastanza a occhio. Il delta è negativo, quindi vuol dire che le circonferenze sono esterne, cioè non sono punti base. Circonferenze esterne in questo caso. Occhio, occhio, occhio. Infatti, se vi disegnate l'asse radicale e la circonferenza, la prima, x quadro, y quadro, 2x più 4y uguale 0, ve ne accorgerete tranquillamente. Io qui non lo faccio, ma potete accorgervene anche disegnandovi le due circonferenze generatrici. Una degenera, l'asse radicale, e l'altra, appunto, x quadro più y quadro, 2x più 4y uguale a 0. Circonferenza che passa per origine di centro. Ripeto, 1 meno 2 è raggio pari a radice quadrata di 5. Vedrete che sono esterne, l'asse radicale non incontra mai quella circonferenza. Centro e raggio del fascio, il centro del fascio è, come detto, in questo caso è un meno a mezzi, quindi è un 2, se a k meno 2, meno a sarà 2 meno k mezzi, 2 meno k mezzi, meno b mezzi è l'ordinata, se b è k più 4 vuol dire che meno davanti alla linea k più 4 mezzi è l'ordinata del centro. Vediamo che il raggio del fascio, ce lo calcoliamo. Dobbiamo fare la radice quadrata di ascissa del centro al quadrato più ordinata del centro al quadrato meno c, ovvero più 20k sarebbe, meno 20k è c, meno c sarebbe, meno 20, sarebbe 20k. Quadro di 2 meno k è 4 più k al quadrato meno 4k diviso il quadrato di 2, quindi 4, più k quadro più 8k più 16, che è lo sviluppo del quadrato di k più 4, sempre diviso 4, ripeto, più 20k. Vediamo cosa viene. Viene un radice di, faccio un minimo minuto che è 4, ovviamente. K quadro più k quadro è un 2 volte k al quadrato,
meno 4K più 8K è un 4K, 16 più 4 è un 20, ho sommato i rispettivi numeratori ovviamente, e 4 per 20K è un 80K. In pratica il raggio è radice di 4, quindi un mezzo sotto, radice quadrata di, vediamo che cosa, verrà fuori un 2K al quadrato più 84K più 20. Raccogliendo un 2 fattore comune, esce fuori anche un radice di 2 qua, posso scrivere, quindi radice di 2 su 2, e rimane un k quadro, dividendo per 2, più 42k, più 10. Dovremo scrivere le condizioni di esistenza, ovvero porre quel k quadro più 42k più 10 maggiore o uguale di 0. Facciamola la formula ridotta, viene che è meno 21 più o meno viene dunque 21 al quadrato è viene un 441 meno 10, e in pratica viene che deve risultare k minore uguale di meno 21 meno radice di 431, oppure unione k maggiore uguale di meno 21 più radice di 431, che sarebbe 441 meno 10. Questo discorso va detto, va scritto, sono le condizioni di esistenza. Brutti numeri, ma questo è. Va bene. Dunque, in realtà poi questo non ci servirà, vediamo un attimo, perché ci chiedono quale circonferenza del fascio ha il centro nell'origine degli assi. Beh, intanto, vabbè, qui il testo ci dice circonferenza, presenza punti comuni, ci siamo. Beh, intanto dobbiamo trovarci il centro del fascio e l'abbiamo lì. Dobbiamo, quale circonferenza del fascio ha il centro nell'origine degli assi? Vuol dire porre uguale 0, no? Sia l'ascissa che l'ordinata del centro, ovviamente. Ma quindi dobbiamo porre uguale 0, 2 meno k mezzi, e ovviamente meno k più 4 mezzi. Ovviamente ci deve venire un valore comune di k, perché una circonferenza ci chiedono, ma vedete che ci vengono, la prima è verificata per k uguale 2, seconda per k uguale meno 4. Sono due valori diversi di k, quindi non ci può essere un'unica circonferenza che rende nulli, cioè, o meglio, mi spiego meglio, non ci può essere un unico valore di k che ci fornisce una circonferenza avente il centro nell'origine. Ce ne sono due, quindi non ci può essere. La domanda ci chiedeva, scrivi l'equazione del quale circonferenza ha del fascio, quindi una, ha il centro nell'origine. Ce ne deve essere una sola che ha centro nell'origine, ma qui ce ne sarebbero due, una per k uguale 2, una per k uguale 4. Quindi non esistono, ovviamente, infatti non esistono circonferenze che verifichino questa condizione, che hanno centro nell'origine di questo fascio. Niente. Vediamo adesso di rispondere all'altra domanda. Ci chiedono, scrivi l'equazione del fascio di circonferenze simmetrico al fascio dato, a quello lì, simmetrico non rispetto all'asse delle x. E cosa vuol dire? Beh, in questo caso, se la simmetria è rispetto all'asse delle x, vuol dire che al posto di y ci dobbiamo mettere meno y. Tutto qua. Simmetria rispetto all'asse delle x, no? Sarebbe il contrario, al posto di x ci metteremmo meno x se fosse simmetria rispetto all'asse delle y. Qui ci parlano di simmetria rispetto all'asse delle x, asse delle ascisse, no? Quindi vuol dire che la simmetria vuol dire che sopra la y è positiva, sotto è negativa. Quindi al posto di y sostanzialmente ci dobbiamo mettere meno y. E quindi f', il nuovo fascio simmetrico al fascio dato rispetto all'asse delle x, sarà x quadro. Allora, meno y quadrato rimane ovviamente y quadro, più k meno 2 per y, scusa, più k meno 2 per x rimane così. Cambia questo, cioè è un meno k più 4 per y meno 20k uguale 0. Cioè, se vogliamo scriverlo lì, dovremmo scrivere x quadro più y quadro meno 2x meno 4y più k che moltiplica x meno y meno 20 uguale 0, che è quella poi l'espressione che ci fornisce il testo. Simmetria rispetto all'asse delle x. E poi non è finito. Attenzione a un'altra domanda. Trova, ci chiedono, per quali valori di k si hanno nei due fasci, le circonferenze con il centro rispettivamente sull'asse delle y e sull'asse delle x?
Allora, rispettivamente, quindi vuol dire sull'asse dell'y, cominciamo dalla prima. Allora, il primo fascio ha 100 sull'asse dell'y. In che caso? Beh, l'asse dell'y, un punto qualsiasi che è situato sull'asse dell'y ha coordinate 0, y. Quindi, in pratica, in questo caso, il centro del primo fascio dovrà essere del tipo 0 y, no? Quindi questo è 0y. Quest'altro, il centro di primo, sarà x0. Cosa vuol dire? Che devono essere nulle. In un caso l'ascissa del centro, nell'altro caso l'ordinata del centro. Allora, l'ascissa del centro del fascio F è 2 meno k mezzi. Questo vuol dire che 2 meno k mezzi deve essere 0. Abbiamo già risolto questa equazione. K uguale 2 è la risposta. Dunque, l'ascissa del centro di F' è sempre 1, 2 meno k mezzi, la stessa. Attenzione che l'ordinata di F' è un k più 4 mezzi, non meno, c'è cioè un meno davanti. Quindi deve risultare che k più 4 mezzi debba essere 0, da quello che ho scritto, l'ordinata del centro del fascio F'. Che vuol dire? Abbiamo già fatto queste cose poi. K uguale meno 4. E sono questi due valori, e infatti proprio questa è la soluzione, che fanno sì che nei due fasci le circonferenze abbiano centri rispettivamente uno sull'asse delle y e l'altro sull'asse delle x. No? Vi ricordo che sull'asse delle y ogni punto è del tipo 0y, sull'asse delle x ogni punto è del tipo x0. Ho risolto facilmente anche questo esercizio particolare.